Ciao amici, ciao amiche, benvenuti in nuovo Mukbang! Stasera avevo voglia di mangiarmi una bella piadina. Abbiamo preso. In casa avevamo tutto, però non sapevamo che formaggio mettere, quindi abbiamo preso il camoscio d'oro a fette, che ragazzi è una cosa buonissima da mangiare nella piadina. E poi ho detto: ma sì, di solito faccio sempre lo sgarro. Questo qua, diciamo che mangiando solo questo, non è che proprio sia uno sgarro, però accompagnato dalla mia Coca-Cola. Stasera avevo voglia di Coca-Cola e piadina. Ormai non la prendo più Coca-Cola Zero perché so che ho letto e preferisco la Coca-Cola normale. Comunque, non perdiamoci in chiacchiere, ragazzi. Buon appetito, buona colazione, buona per cena, aperitivo, happy hour, insomma, buon quel che volete e buon quel che vi pare, ragazzi. Qua c'è il mio bel tovagliolo che abbiamo preso, però è bello grosso, è una tovaglietta sembra. Però banda alle ciance, ciancio alle bande. Ragazzi, 2 giorni fa abbiamo finito di vedere, almeno io perché mia moglie l'aveva già visto. Ho finito di vedere finalmente Squid Game. Allora, devo dire che il primo gioco mi sembrava da vedere questa serie qua mi sembra troppo crudele, però neanche più di tanto poi, no? Poi mi innervosivo perché dicevano a mia moglie: ma perché non si muovono? Perché devono fare questo? Fa parte del film, però devo dire una cosa. Buono. Allora, bravi tutti gli attori. Non voglio fare troppi spoiler perché magari qualcuno non l'ha visto, lo vuole vedere, però io sono rimasto sorpreso del numero uno, giocatore numero uno. Mi aspettavo tanto da 456 perché avevo visto 2 puntate e poi avevo smesso, ma dall'amico del 456 sono rimasto delusissimo. Adesso, perché mi ha messo curiosità, voglio vedere quello che ha visto mia moglie, dietro alle quinte, mi pare. Non so bene come si chiama, ma voglio vedere anche quello. Mi sono ricreduto in Squid Game, veramente bello, eh. Alla fine, ma anche come hanno girato, no? Proprio visto dietro ai quinti, hanno fatto una riproduzione magnifica, eh. Infatti, per chi ha visto Squid Game, è stato curato proprio nei minimi dettagli. Io all'inizio, quando l'avevo visto la prima volta, non avevo visto tutti questi dettagli qua. Quando l'ho visto per la vera prima volta, diciamo, ho visto tanti dettagli, tutto fatto bene. Una cosa sempre che non mi è piaciuta del penultimo gioco, no, o del terzo ultimo o del penultimo, vi dico solo il gioco delle biglie. È rimasto un po' macabro, però comunque. Mi sono ricreduto. Primo gioco 1-2-3 stella no e gioco delle biglie no, però tutti gli altri diciamo che andavano bene, dai. Tutto sommato. Peccato
Infatti adesso non vedo l'ora della serie, perché il finale è rimasto aperto. Questo proprio. A me i finali così non piacciono. Anche se ci sarà una seconda stagione e ci sarà. Però non mi è piaciuto veramente, perché almeno doveva finire in un altro modo, secondo me, eh. Io quando vedo film, serie TV, non li guardo spesso, ma quando li guardo e vedo il finale che è aperto o finisce così, rimango un po' deluso. Ragazzi, se sentite un po' di rumore, il pinguino l'ho messo in azione perché ho caldo, dietro di me c'è un forno. Ho sentito Giuliacci, sono fiducioso per il meteo. Comunque, tornando alla serie Squid Game, adesso voglio vedere quello che ha visto mia moglie, che pensava che era un altro. Quello è ancora più bello, secondo me, perché dopo aver visto la serie, vedere quello ti fa un'idea, no? E poi confronti. Mia moglie, quando ha visto Squid Game, se c'è cioè le serie TV, se le fa fuori, se le mangia, le divora. Io il massimo che riesco a vedere sono 3 puntate. Perché iniziandola a vedere tardi, poi cala la palpebra. Buona pedina, era tanto che non la mangiavo. Prosciutto cotto magro, 3 fette di brie. E la cena è fatta. Adesso voglio vedermi Fast and Furious 10, poi vorrei provare a vedermi Gomorra, perché mia moglie l'ha visto, io no, perché sono troppo lunghe, e mia moglie mi dice vorrebbe vedere Mare Fuori, ma non so se Mare Fuori, magari guarderò il primo episodio per vedere, ma non è che. Magari è bello, poi magari mi posso ricredere, però non lo so. Cioè, Gomorra non è proprio. No, Gomorra, scusate. Mare Fuori, boh, non lo so, mi sa di. Però finora le serie TV che abbiamo visto insieme sono state sempre belle. Quello dice l'horror molto molto soft, non mi ricordo, che anche quello è bello. Dove devono cercare di scappare da. Entrano in questi edifici senza lasciano giù il cellulare. Come cavolo si chiama quello? Che fanno anche giochi in realtà, eh.
Anche quelli sono carini comunque, però non mi ricordo come cavolo si chiamano. Me lo ricordate qua sotto nei commenti? Io pensavo che era Squid Game, invece no, come si chiama? Cioè, sulla punta della lingua, e non mi ricordo. Non mi viene in mente. Cioè, anche quelli sono carini comunque. Non mi viene in mente, ragazzi, perdonatemi, ma che bel fresco che emana questo pinguino. Che poi non ho messo i ghiacci, ho messo solo l'acqua. Mi sono ricordato adesso di mettere i ghiacci. Cioè, che devo mettere i ghiacci, perdono. Comunque è stato un affare. Peccato che non ha anche l'opzione aria calda per l'inverno. Però questo è molto valido rispetto al ventilatore che avevamo preso da Casanova, che Casanova di quei prezzi, ma i ventilatori non valgono secondo me quanto un bel pinguino. Bene ragazzi, io spero che questo mukbang vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, vi abbia tenuto compagnia, e noi naturalmente ci vediamo alla prossima. Ciao!